Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici! Anche oggi scegliamo di ascoltare dal mattino la parola di Dio che parlerà al nostro cuore. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 14, versetti 25-33. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Amen. Cari amici, oggi siamo accompagnati da questo meraviglioso brano del Vangelo. È Gesù che si volge verso la folla numerosa che lo stava seguendo. E in questa folla Gesù vede tante persone che lo seguono con tutto il cuore, ma altre persone un po' tiepide. Erano di diverso tipo queste persone. Allora Gesù vuole essere chiaro fin dall'inizio, per far comprendere a chiunque lo sta seguendo e ascoltando le sue parole che cosa significa essere suo discepolo. Quindi dice: se uno viene a me e non mi ama più di suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, e non mi ama più della propria vita, non può essere mio discepolo. Allora, noi oggi, un po' potremmo dire in una prima lettura a freddo, potremmo interpretare queste parole di Gesù in un modo molto o troppo sentimentale. Gesù vuole che non amiamo la nostra famiglia, i nostri cari, non amiamo la nostra vita. Sembra che Gesù quasi ci faccia distogliere lo sguardo dalla nostra casa, da ciò che noi abbiamo. Ma in realtà questo verbo amare è qualcosa che avviene in Luca, quindi nel Vangelo secondo Luca, secondo la tradizione dell'Antico Testamento, secondo questa tradizione in cui nel libro del Deuteronomio Dio ha dato una legge. Dio ha detto: ascolta Israele, amerai Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua anima e le tue forze, e non avrai altro Dio all'infuori di me, non avrai altro idolo, non servirai nessun altro. Questo amare nel Deuteronomio e in tutto l'Antico Testamento non è solo o soprattutto un'azione sentimentale, come noi oggi potremmo intendere. Assolutamente no. È un atto, potremmo dire, legale. È un atto di obbedienza, un atto di fedeltà. Significa: siamo fedeli a Dio. E per il popolo di Israele significava: servi Dio, Adonai, Yahweh, con tutto il tuo cuore, servilo, amalo. E tutti gli altri dei che proponevano gli altri popoli lì vicino ad Israele, e quindi gli idoli, rifiutali, perché molto spesso Israele
accoglieva altri dei, altre divinità, altre religioni. Gesù dice: dovete amarmi con tutto il cuore, essere fedeli a me, essere fedeli a Gesù significa che non c'è nessun'altra forma di divinità nella nostra vita. E quando parliamo di divinità non parliamo solo di un trascendente, ma parliamo anche di un immanente. Significa che una persona può essere al di sopra anche di Dio, anche la tua stessa vita. E allora diventa un idolo. Ma il problema è che se altre persone, la mia vita stessa diventa un idolo, quindi al primo posto, se crolla qualcosa nella mia vita in relazione con gli altri, con lui, con lei, con me stesso, crolla la mia vita. Ecco perché domenica stessa abbiamo ascoltato Gesù che riprende il Deuteronomio 6. Ama Dio con tutto il tuo cuore. Perché? Per essere libero. Sii fedele a Dio con tutto il tuo cuore, perché il tuo cuore sia nella libertà. Fratelli e sorelle, Gesù ci dà la via per essere Suoi discepoli, ma soprattutto la via per essere liberi. Quante volte noi crediamo di essere liberi, ma in realtà dipendiamo da persone, dipendiamo da situazioni che abbiamo messo al di sopra di tutto. Possiamo dipendere anche da una crisi, da una sventura, da una difficoltà. Quindi lasciamo entrare Dio, in particolar modo il Signore Gesù, lasciamolo entrare nella nostra situazione economica. Amiamo Dio con tutto il cuore e le diciamo: Signore, regna nei miei debiti e porta prosperità e benedizione. Regna nella mia vita personale, privata, sentimentale, sessuale. Offriamo a Dio tutto quanto, tutte le aree della nostra vita. Non escludiamolo, perché questo significa amarlo con totalità e quindi non amarlo, quindi servirlo un po' superficialmente, qualche minuto al giorno, una preghierina che mi hanno insegnato, che ho letto, e poi chi è Dio? Dov'è Dio? Fratelli e sorelle, essere discepoli di Cristo significa quello che Gesù stesso ha detto, portare la nostra croce, quindi tutto ciò che noi abbiamo, le nostre difficoltà, e seguire Gesù. Perché? Per essere liberi, per essere Suoi discepoli. E cristiano o essere cristiani significa obbedire a Dio, essere fedeli a Dio, essere fedeli alla Sua parola. Ecco perché oggi lo slogan è: voglio essere discepolo di Gesù. Allora ripetelo insieme a me: io voglio essere discepolo di Gesù. Voglio seguire Cristo. Amen. Preghiamo insieme e diciamo: grazie Signore, perché sei la mia forza. Grazie perché oggi vengo a te con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e le mie forze. Vengo a te per servirti. Vengo a te, oh Signore, e rifiuto tutto ciò che non viene dal tuo nome. Signore, la tua legge sia nel mio cuore. Io ti possa adorare con tutto me stesso. Io ti possa adorare, io ti possa servire, perché tu sei il re della mia vita. Grazie, Signore Gesù. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. A presto. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore.
degno